La fisica nasce dal contraccolpo dell'esserci della realtà e dallo stupore che l'uomo possa comprenderla e conoscerla, arrivando a cogliere l'ordine insito nella natura. La ricerca scientifica si configura sul piano del metodo come un'indagine avventurosa. È un avanzare verso qualche tipo di verità che ci interessa attraverso indizi, valorizzando tutto ciò che la realtà suggerisce a proposito di quella verità. Ciò implica una creatività e una posizione della ragione che si è aperta a tutti i fattori in gioco. Si parte da ciò che altri prima di noi hanno potuto chiarire a riguardo dell'indagine che si vuole compiere e non si conosce bene il percorso per giungere alla meta. Anzi, non si è affatto sicuri di raggiungere la meta prefissata ed è anche possibile che se ne raggiunga una diversa. Il ricercatore deve essere aperto a cogliere anche quello che non entra nella sua tabella di marcia. Lo scopo della ricerca è dunque guadagnare qualche punto sullo spazio sempre infinito dell'ignoranza. Ci si pone sulla frontiera dell'ignoto e si cerca di interrogare la realtà. Occorre saper stare di fronte a ciò che non si conosce. Lo studente viene proprio introdotto in uno spazio e in un metodo che per lui è in gran parte ignoto e il docente introduce il ragazzo alla conoscenza partecipando e rivivendo l'entusiasmo di chi vi si inoltra per la prima volta. In questa prospettiva, la prima caratteristica che il docente promuove è la capacità di individuare il problema in termini corretti e coglierne gli elementi decisivi. In secondo luogo, è decisivo sviluppare la capacità di formulare domande significative rispetto al problema, essendo disposti alla continua correzione della domanda di partenza.